signori e signori, siamo qui pronti, la finale regular season, si sfidano Seleção ed Imbianchini, la coppa è lì a centrocampo, arbitra Schioppa, tutto pronto, finale dunque regular season, che si, le due squadre si aggiudicheranno il primo posto nel campionato. Eccoli qui sistemate le due formazioni. Applausi, vediamo i volti, Gigi Esposito, Casella, Emo Mignone, i tre montuori, il tris, il trio delle meraviglie. Poi Dario Bocchetti per la Seleção, Mignone, Alfano, Marino, Biancardi, prodigio, Gianmarco Esposito e lui, che non ci guarda, è Michelone Saccoccia. È tutto pronto, parte Biancardi, destro sinistro, palla respinta dalla barriera degli imbianchini. La tensione altissima qui all'Avion e subito il ritmo partita sembra molto elevato. Alfano, la finta, pallone che arriva a Gianmarco Esposito. Per lui terza presenza con la maglia della Seleção. Alfano, Saccoccia. Avanza Miguelito, Mignone. Chiuso e allora Casella. Palla per Ciro Montuori. Prova la conclusione, ancora Ciro Montuori. Per Casella, chiude Saccoccia, parte Biancardi, serve Mignone sulla destra, Mignone! Fondo, Gigi Esposito tra i pali degli imbianchini, sostituisce Lino Paolillo, indisponibile. Esposito per Mignone, che cerca, ma sbaglia il passaggio, allora intervento straordinario di Ciro Montuori, il capitano oggi, anche con la fascia. Palla che lascia scorrere direttamente per Gigi Esposito. Palla per Ciro Montuori, lato destro del campo, ci prova da lì! Grande respinta di Esposito che poi rinvia direttamente in porta. Esce Gigi Esposito, i due Esposito tra i pali, Gianmarco e Gigi. Gigi prova direttamente anche lui in porta, si gioca a ping pong per i primi 2 minuti e mezzo di gioco. Alfano per Bocchetti, avanza Bocchetti, serve Saccoccia, arma il destro, la finta di Saccoccia, Montuori che cos'è di lui, palla all'indietro per Alfano, di prima verso Biancardi, arriva sul pallone Biancardi, deviazione, calcio d'angolo, va dalla bandierina Biancardi direttamente però tra le braccia di Esposito che serve Montuori, passaggio sbagliato, Mignone da lì fondo. Palla Checco Montuori, Biancardi su di lui, buona la finta di Checco di Montuori, ancora lui, palla fuori, messa laterale per la Seleção, Biancardi cerca Saccoccia, colpo di testa di Montuori, ancora Saccoccia in area di rigore, Montuori, Saccoccia, palleggio, Saccoccia, che numero, Saccoccia, con la testa, Gigi Esposito la tiene, palla per Bocchetti poi, Montuori, si sfidano, una sfida nella sfida qui anche tra i due migliori difensori del torneo, Ciro Montuori e Dario Bocchetti, ma anche due ottimi bomber, Gerardo Alfano e Ciro Montuori, attaccante. Intanto Mignone, dentro, Checco Montuori, riesce a chiudere, Bocchetti, appoggio per Biancardi, arma al sinistro, Biancardi, ancora, chiuso, mischia, palla ancora per Biancardi in area, conclusione, calcio d'angolo, palla dentro, Montuori, poi la conclusione ancora di Biancardi, fuori, intanto va via qui Montuori, Bocchetti rinvia, rimessa laterale per gli imbianchini, Francesco Montuori cerca Casella di testa ancora per Montuori che sbaglia, per gli imbianchini la dolorosissima assenza di Francesco Como, infortunato, sicuramente l'assenza pesantissima e potrebbe condizionare la gara, Saccoccia dentro, Montuori, ottimo intervento. Ancora pallone dentro, poi Marino di tacco, palla ancora per Casella, Marino su di lui, Mignone, buoni ritmi ma molta confusione, le due squadre corrono molto, chiudono ogni spazio, Biancardi cerca Marino, palla sul fallo laterale, ancora Biancardi cerca Marino in area di rigore, ancora laterale, battono gli bianchini, troppo lunga, Alfano al volo, fondo.
Gigi Esposito, va al rinvio. Occhio alla trattenuta. Palla che arriva direttamente al portiere. Poi Alfano. Occhio, Alfano, chiuso da Montuori. Ancora Alfano. Conquista una punizione. Gerardo Alfano, sventagliata verso il portiere Gigi, che la blocca in due tempi. Gigi Esposito cerca in avanti Montuori, palla che arriva direttamente a Gianmarco, fase della partita bruttissima, bisogna dirlo. Tanto Marino, cerca Biancardi, colpo di testa di Montuori, poi l'altro Montuori si chiama il pallone punizione. Battuta la punizione, Marino, Mignone, cerca Biancardi in aria, ottimo intervento del capitano degli imbianchini. Poi Alfano, la domestica, ancora Alfano, cerca Esposito con i piedi verso Mignone, pallone ancora per Saccoccia, Saccoccia, serie di finte, palla a Mignone, alza la testa, Mignone, va via, e poi c'è un fallo, punizione interessante, punizione dunque per la Seleção, batte Alfano, ottima posizione, sistema la barriera Gigi Esposito, fischia l'arbitro, Alfano, va col destro, prende in pieno Ciro Montuori, rimessa laterale. Attenzione a questo pallone in area di rigore, non riesce. Attenzione alla conclusione, il gol! Il gol di Mignone, 1-0, si sblocca il risultato all'Avion. Marco Mignone, 1-0, palla all'incrocio dei pali in mischia. Va la battuta proprio Gigi Esposito, il portiere. Va col destro, palla in piena barriera. Poi cercato Ciro Montuori. Ciro Montuori contro Bocchetti, chiude. Poi Biancardi col sinistro in mezzo. Palla per Francesco Montuori. La lascia scorrere sul fondo. Attenzione, calcio di punizione. Fallo di Dario Bocchetti su Ciro Montuori. Punizione, va Ciro Montuori, destro, palla in piena barriera, non è finita, ancora Ciro Montuori, rimpallo, fondo. Gianmarco Esposito, serve Alfano, lato sinistro del campo, Alfano, occhio che si accentra, serie di dribbling, Alfano, ancora lui, accelera, gran chiusura di Casella, parte Casella, prova la finta, ancora Alfano in recupero. Alfano, Saccoccia, disimpegno positivo. Attacco di Mignone per Saccoccia, numero, ma ancora Casella, straordinario, Casella, Casella, fallo, punizione. Calcio di punizione per gli imbianchini, va Ciro Montuori alla battuta. Va Ciro Montuori, destro, buono, raso terra, palla sul fondo. Saccoccia, Montuori su di lui, Saccoccia con la forza fisica, subisce anche fallo. Bocchetti, giro palla della Seleção, Alfano. Numero, Alfano, porta palla, supera la metà campo, Alfano pensa al tiro, eccolo, Casella in contrasto. Poi ancora Alfano, due su di lui, palla piena, dice l'arbitro. Bocchetti, la finta, un ultimo uomo, deve stare attento, ancora Bocchetti. A Bocchetti, va via, sul fondo, numero, Bocchetti dentro. Attenzione a questo pallone che rimane lì, Mignone, ancora Mignone! Raddoppio, 2-0, ancora lui, ancora in mischia su una palla vagante, raddoppio. Va Montuori, conclusione, palla sul fondo. Bocchetti, palla ad Alfano, cambia tutto verso Saccoccia. Saccoccia avanza, Casella su di lui, ancora Saccoccia. Punta l'avversario, Saccoccia, fa tutto il campo, palla per Marino, ancora per Saccoccia, rinvia Montuori, poi Alfano, aggiusta il pallone, Alfano, pensa al tiro, eccolo, Montuori, la respinge, poi la conclusione di sinistro di Mignone, termina sul fondo. Sbaglia qui il passaggio a Montuori, ma riesce ad arrivarci il suo cugino omonimo, Ciro Montuori, che conquista poi una rimessa al fondo. Palla lunga, colpo di testa di Alfano, sale in cielo. Biancardi verso Marino, l'aggancio Montuori, ottimo intervento. Poi Alfano per Saccoccia, chiuso, ancora Saccoccia, palla interessante per Mignone, ancora per Saccoccia, allarga benissimo per Biancardi che calcia fuori, anzi angolo, calcio d'angolo, Biancardi sul secondo, Bocchetti traversa, grandissimo colpo di testa, Alfano
Se la giusta, calcia. Palla deviata, Montori. Bocchetti su di lui, grande difensore, Dario Bocchetti, perfetto. Intanto qui passaggio di Gianmarco Esposito direttamente in fallo laterale, errore incredibile. Messa laterale per gli imbianchini, Ciro Montori alla battuta, palla dentro, salta Alfano e chiude. Ciro Montori sbaglia il passaggio, Mignone da lì, blocca Gigi Esposito. Palla Francesco Montori che sbaglia tutto. Saccoccia all'indietro verso Alfano. Mette giù col petto Alfano per Saccoccia. Ancora Saccoccia. Numero di Saccoccia che va via. Saccoccia arma il destro. Deviazione di... No, non c'è stata deviazione. Allora rimessa laterale ancora per la Selecao. Palla in aria, ottimo intervento di Montori. Poi la conclusione di sinistro di Bocchetti. Palla sul fondo, quindi calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la Selecao, palla dentro sul secondo, Nariello rinvia. Biancardi dentro, ancora in chiusura, sempre 2-0 il risultato, la doppietta di Mignone. Colpo di petto di Alfano che prova al volo, grande respinta di Casella. Saccoccia dentro, Biancardi, l'appoggio per Mignone che prova a saltare l'avversario. Poi Bocchetti, gran tiro, fuori. Gigi Esposito serve Mignone degli imbianchini, poi Ciro Montori rinvia senza ed è ora gli imbianchini sotto di due. Alfano batte lunghissima la sua rimessa, Biancardi non aggancia. Poi ancora Montori, cerca lungo ancora rimessa laterale. Palla per Montori che sbaglia l'aggancio. Alfano cerca Biancardi, lo trova, attenzione Biancardi, rimpallo, Mignone, ancora lui, poi Casella, buono il disimpegno, ancora Casella, sbaglia in mezzo a tre però, ancora Mignone, palla sul sinistro, Mignone si gira, all'indietro verso Saccoccia, avanza di qualche metro, Saccoccia, attenzione, perde palla, attenzione a questa occasione, troppo lungo, palla al portiere della Selecao, Alfano. Arma, il destro, ci prova, da lì! Gigi Esposito con qualche difficoltà, sempre la conclusione di Alfano pericolosissima. Rimessa laterale battuta, dentro, occhio allo strattonamento di Montori, che ora batte la rimessa laterale, cerca dentro, Mignone. Buono, il numero di Mignone, ancora Mignone, colpo di testa di Montori. Ancora Mignone, poi Alfano col petto verso Saccoccia, mette giù Saccoccia, finta, palla per Biancardi, chiude Ciro Montori, il capitano, messa laterale, già battuta, Saccoccia. Si gira Saccoccia, ancora per Mignone, Biancardi in aria, Biancardi, Gigi Esposito, gran parata, la tiene lì. E poi serve Francesco Montori, che sbaglia tutto, arriva Ciro... E riesce a conquistare una rimessa al fondo, un rinvio dal fondo, ma Francesco Montori ancora deve entrare in partita. Gigi Esposito chiama il movimento proprio di Francesco Montori, buono l'aggancio. Montori allarga a Casella, Casella ancora per Montori che prova la conclusione, Saccoccia. Rimessa laterale battuta, Montori si strattona con Bocchetti, Alfano rinvia, così e così il rinvio. Palla che arriva di nuovo ad Alfano. Montori, l'appoggio di Mignone degli imbianchini sbagliato. Allora Alfano, pasticcio ancora Mignone, Biancardi, palleggio, palla per Mignone della Selecao che sbaglia, un gol pazzesco. Brutto errore questa volta di Alessandro Mignone, tripletta sul suo piede, fallita. Battute di Saccoccia in mezzo a campo. Calcio d'angolo, batte sul secondo palo, arriva Bocchetti all'indietro, riesce a chiudere Ciro Montori contro due, ancora palla che rimane lì, Mignone allarga Biancardi in area di rigore, Biancardi destro, meraviglioso Gigi Biancardi, 3-0. Si alza la maglietta, c'è una dedica. Vogliamo vederla anche noi. Vediamo un po' che sta scritto.
Cos'è? Che cos'è? Frate scienza, che vuol dire? Frate scienza. Ah. La dedica a qualcuno. Batte Ciro Montuori. Palla respinta dalla barriera, 3-0, risultato pesante per gli bianchini. Colpo di testa di Bocchetti. Palla dentro. Colpo di testa, arriva Casella in area, Casella non riesce a calciare. Mignone prova a partire, salta un avversario. Arriva la chiusura. Poi Alfano. Alfano all'indietro per Saccoccia, intelligente il passaggio. Saccoccia dentro, Biancardi sponda per Marino che perde il tempo, perde l'attimo. Riesce ad arrivare su questo pallone, però attenzione. Casella, praterie, Montuori non aggancia, brutto errore. Ricollegati alla partita i bianchini contro Seleção, la finale della regular season. Calcio Alfano, palla fuori, sempre 3-0. Doppietta di Mignone e gol di Biancardi. Palla per Montuori che calcia. Palla che arriva direttamente al portiere del Seleção, anzi no, rimessa laterale. Colpo di testa di Francesco Montuori, palla che esce fuori. Saccoccia dentro, chiude. La formazione dei bianchini prova a ripartire. Montuori, l'appoggio è sbagliato. Mignone, occasione! E fallisce di nuovo la tripletta. Francesco Montuori, ancora contro Biancardi, ancora non riesce a passare. Rimpallo, Marino per Mignone. Mignone cerca all'indietro Bocchetti. Ancora Bocchetti, due su di lui. Servito Biancardi ma non trova, poi potrebbe esserci fallo, anzi no, arriva Marino. Calcione di Mignone, poi cambiato tutto il gioco verso Montuori che prova deviazione, rimessa laterale. Rimessa laterale in bianchini. Salgono i due Montuori. Batte Mignone dentro. Colpo di testa di Saccoccia. Poi Marino di tacco verso Biancardi, controlla il pallone. Colpo di testa a chiudere Di Nariello, Montuori rinvia, poche idee per gli bianchini, risultato sempre di 3-0 per la Seleção. Palla a Mignone. Controlla, va via Mignone in area, Mignone! Gran parata di Gigi Esposito con i pugni. Calcio d'angolo per la Seleção, va Marino, palla dentro sul secondo, non ci arriva nessuno. Rimessa laterale per i bianchini, devono velocizzare. Montuori, Alfano su di lui, ancora Montuori, prova ad andare, Montuori, Bocchetti come può. Sono stati concessi 2 minuti di recupero, attenzione, calcione, punizione per i bianchini. Calcio di punizione per i bianchini, va Ciro Montuori, fischia l'arbitro. Montuori, prova, ed è rete, Ciro Montuori, 3-1, la riapre. Il bomber degli bianchini, eccolo qua. Battono allora la Seleção, 3-1, partita riaperta da una punizione bellissima di Ciro Montuori. Alfano, d'esterno, fuori. Salgono Ciro Montuori, i due Ciro Montuori. Gigi Esposito, batte il fondo, all in the box, dentro. Colpo di testa di Bocchetti. Poi Nariello per Casella. Palla ancora a Nariello, perde la sfera, ancora Nariello, Saccoccia, prova il contropiede, chiude Nariello, anzi Mignone, con questo intervento. Rimessa laterale Seleção, va Saccoccia, cerca Biancardi, anzi Mignone, Nariello rinvia, ancora Saccoccia, ancora Mignone, Biancardi la tiene in campo, rinvia che come Montuori, tunnel, poi Biancardi cambia tutto per Bocchetti, prova il numero. E poi Marino conquista un calcio d'angolo. No, primo tempo, si conclude così. Risultato 3-1 per la Seleção. Inizia il secondo tempo. Parte il tiro di Gigi Esposito. Gianmarco respinge. Secondo tempo della finale tra Seleção e Imbianchini. Risultato 3-1 per la Seleção. Abbiamo registrato i gol. Doppietta di Alessandro Mignone. Un gol di Biancardi. Intanto qui Alfano rinvia. E poi per i bianchini invece Ciro Montuori su punizione.
Rimessa laterale per gli Miacchini. Ciro dentro, trattenuta, tutto regolare nel cuore dell'area di rigore della Seleção. Buona la chiusura di Francesco Montuori. Biancardi, Mignone, chiude Montuori, palla all'altro Mignone che scatta, Mignone chiuso da Alfano, brutto intervento, rimessa laterale per i Bianchini, va Mignone la battuta dentro, Casella apparecchia per Francesco Montuori, arriva però Biancardi, tiene la palla in campo, Biancardi cerca qualcuno, Francesco Montuori, rimessa laterale Seleção, va Biancardi sul pallone, si fa vedere Marino, controlla Marino sull'esterno della rete, gran botta di Marino, poi Francesco Montuori sbaglia l'appoggio, palla per Biancardi, tiro alla parata, arriva Marino, ribattuto ancora Marino, ci prova, confusione, mischia Marino col tacco, fa fuori un avversario, anzi no, arriva addirittura il bomber a chiudere un po' la Cavani, poi Bocchetti chiude, rimessa laterale per gli Imbianchini che hanno rischiato, palla dentro, Casella svirgola e Alfano rinvia, Montuori per Montuori di tacco, palla sul fondo, Esposito per Alfano, occhio sul lato sinistro del campo, cerca Marino, non lo trova, Montuori, palla per suo cugino che arma il destro, Bocchetti, palla per Montuori, chiude Alfano con violenza, grande decisione di Gerardo Alfano, Mignone cerca qualcuno dentro, rimessa buona, s'accoccia, rinvia, poi Francesco Montuori, il palleggio, s'accoccia, alza la testa, prova a passare in mezzo a due, ci riesce, Mignone per Marino, apre benissimo per Biancardi, di qualche centimetro, troppo lunga, sarà rinviato al fondo per Gigi Esposito che cerca lungo Ciro Montuori, deviazione e Gianmarco nell'incrocio ci mette una pezza, rimessa per gli Bianchini che ora stanno dando il massimo, sotto di due, Ciro Montuori dentro, s'accoccia, invia Francesco Montuori al volo, Casella ci riprova e palla a Gianmarco che blocca la sfera. Buona l'intensità ora degli Imbianchini che non mollano. Alfano, la finta, va sulla sinistra, Alfano, Alfano, serie di finte, Alfano, palla sul destro, deviazione, gran parata di Gigi Esposito col piedone sinistro, occhio a Biancardi dalla bandierina, palla dentro, cercato Bocchetti al volo, fuori Gigi Esposito, lunga, attenzione Alfano, palla a Ciro Montuori che non riesce a calciare, arriva ancora Dario Bocchetti, Mignone, Montuori, palla dentro, Mignone del Seleção ora un po' statico, Mignone dentro, s'accoccia di testa, l'appoggio poi a Francesco Montuori che sbaglia, non è in forma quest'oggi, sicuramente l'uomo quasi punto debole degli Imbianchini, anche perché su quella corsia ha un cliente scomodo come Biancardi che prova a illuminarsi ora, messa laterale per la Seleção, Biancardi, occhio agli uomini in aria, palla dentro, Mignone, fuori Gigi Esposito, di nuovo lunga, cercato il capitano, non riesce ad arrivare sul pallone, Gianmarco Esposito per Saccoccia, Saccoccia, Saccoccia ancora, salta al primo, Saccoccia per Mignone, di nuovo per Saccoccia, arriva Nariello, calcia Bocchetti, deviazione, rimessa dal fondo, Gigi Esposito, ancora lo schema, palla lunga verso, cercate qualche deviazione in area di rigore della Seleção, Montuori, cercato il capitano degli Imbianchini, chiude Bocchetti, ancora Bocchetti, Ciro Montuori su di lui, rimessa laterale per gli Imbianchini che devono crederci, vediamo, Ciro Montuori la battuta, una casella in mezzo, anche Nariello, palla dentro, esce Gianmarco, fa suo il pallone, palla d'Alfano,
Occhio perché ha parecchio spazio. Tacco, Nariello di prima. Fuori. Saccoccia. Per Alfano. Alfano ci prova. Con questo pallone in avanti, Nariello chiude, occhio a Montuori, colpo di testa verso suo cugino, tacco, attenzione. E poi sbaglia qui il bomber degli imbianchini, messa laterale per la Seleção. Mignone, carica, spara! Grandissimo intervento di Gigi Esposito. Colpo di reni, straordinario. Ma che conclusione di Mignone. Palla dentro. Arriva Biancardi, pallone che rimane lì e Gigi la tiene. Grande partita del portiere degli imbianchini. Attenzione a Bocchetti, palla che rimbalza a terra. Poi Mignone, ancora Mignone, a spazio, allarga per Marino, occasione, Marino. Alfano, palla che termina ai suoi piedi, saccoccia, sbaglia saccoccia, vediamo Bocchetti. Non rischia e rinvia fuori. Pallone rinviato, Casella, arriva Montuori al volo, sul fondo, il capitano ci ha provato ancora una volta, ha fatto diversi gol spettacolari, Ciro Montuori. Alfano rinvia, deviazione, palla Gigi Esposito, controlla, ancora Gigi Esposito, cerca la soluzione dalla distanza, palla che termina, rimessa laterale per i bianchini che premono. Con Mignone, dentro, conclusione di Ciro Montuori, tutto solo, dimenticato da Alfano, grande occasione che si è divorato qui il bomber degli imbianchini. Gianmarco Esposito rinvia, colpo di testa di Marino, ancora Francesco Montuori, poi Bocchetti, buono l'intervento, Biancardi la tiene in campo, Biancardi sul fondo. Gigi Esposito, ancora lunga, stavolta molto impreciso. Allora Gianmarco Esposito, serve saccoccia, saccoccia per Mignone, avanza Mignone, fermato da Casella, all'indietro per Alfano, Alfano apre la falcata, Alfano sterza, va giù, punizione, punizione per la Seleção, va Alfano da dietro centrocampo, Alfano ci prova, attenzione, Gigi Esposito all'ultimo riesce a intervenire, poi Mignone mischia in aria, occhio a Ciro Montuori, a spazio, vediamo Ciro Montuori sulla linea di messa laterale, prova a saltare Alfano, pessima idea, laterale gialla e lo chiude, rimessa per gli imbianchini, palla dentro per Montuori, Bocchetti, Casella al volo, fuori Gianmarco Esposito, palla lunga, fuori. Ancora Gigi, lunga, palla che tocca sopra. Si gioca troppo con rinvii lunghi, le due squadre non riescono a costruire palla a terra. Alfano, Mignone, ancora Alfano, ancora Mignone per Bocchetti. Cambia per Saccoccia, si fa vedere Mignone a centrocampo, Mignone, gran palla per Biancardi, grande uscita di Esposito, che poi serve Francesco Montuori nella corsa, si ferma. Cambia tutto, Mignone in chiusura, poi Nariello, sportellate con Biancardi, corre su tutti i palloni Biancardi, arriva Saccoccia all'indietro verso Gianmarco Esposito, appoggia ad Alfano, ancora Alfano, tacco verso Marino, bello il pallone verso Mignone, Mignone destro, Esposito ancora, Bocchetti arriva, palla a Mignone, ancora Marino, arriva Alfano, col sinistro, svirgola, attenzione, Biancardi in aria, Esposito due volte. Calcio d'angolo, Esposito, tiene a galla i suoi. Biancardi dentro, colpo di testa di Nariello, arriva Saccoccia, colpetto, Saccoccia, non va. Esposito per Montuori, arriva Alfano, mette il turbo, Alfano va giù. Non c'è fallo, si continua. Grandissimo numero di Casella. Ancora Casella, avanza sulla sinistra. Casella, chiuso. Ancora Alfano. D'esterno, attenzione a questo pallone che Casella riesce a recuperare. Montuori rinvia. Marino, rimpallo, esce Esposito.
apre per il bomber degli imbianchini, che avanza di qualche metro, prova a concludere, mani, e poi calcio di rigore per gli imbianchini. Calcio di rigore per gli imbianchini, alla battuta Gigi Esposito contro Gianmarco Esposito, Gigi rete, 3-2, partita riaperta, grazie soprattutto al portiere degli imbianchini, grandi parate e ora segna anche il rigore. Dunque 3-2, questo secondo tempo di questa finale tra Selezione e Bianchini, grande tensione ora. Dovrà chiuderla la Selezione se vuole vincere. Biancardi prova, ribattuta e direttamente in faccia. Nariello rinvia, rimessa per la Selezione. Rimessa laterale, va a Saccoccia. Palla lunga, Bocchetti non riesce a tenerla in campo. 3-2. Rimessa laterale, va Francesco Montuori per Ciro Montuori. Palla suo cugino, inciampa, attenzione, Saccoccia prova a intervenire, rimessa laterale per la Selezione, va Saccoccia da battere, sale Marino, si fa vedere Mignone, cercato ancora Mignone, riesce a passare, rinvio di Francesco Montuori, palla che termina sul fondo. Esposito, passaggio verso Biancardi, d'esterno. Colpo di testa di Nariello, pasticcio, attenzione, Esposito con i pugni. Evita che Marino prenda il pallone. Allora Mignone di tacco chiude Francesco Montuori. Mignone per Saccoccia. Mette giù il pallone. Saccoccia. Cercato Bocchetti. Avanza Bocchetti. Bocchetti, progressione. Serve Biancardi. Biancardi si gira e chiude ottimamente Mignone degli imbianchini. Biancardi dentro per Marino che non riesce ad impattare. Allora Gigi Esposito per Montuori che prova ad aprire la falcata, chiude Bocchetti, prova a ripartire lui. Marino di tacco ancora per Bocchetti. Alfano si chiama il pallone, servito Alfano, Alfano per Biancardi, palla dentro morbida, poi Marino. Si fa vedere Saccoccia, Marino per Mignone, di nuovo per Marino, buona l'azione della Selezione, chiude Nariello e poi Francesco Montuori non arriva. Biancardi dentro, ancora Casella dentro di Biancardi, fondo, sempre 3-2. Montuori per Montuori, chiude Bocchetti, Bocchetti riesce a passare, Bocchetti, Bocchetti! Calcio d'angolo, grande azione personale di Dario Bocchetti. Marino dalla bandierina, parte il cross, colpo di testa mancato da Casella. Biancardi sistema il pallone, Biancardi sinistro, fuori. Gigi Esposito dal fondo, lunga, occhio Bocchetti, colpo di testa sulla seconda palla, va Ciro Montuori, prova di sinistro, calcio d'angolo, ci credono gli imbianchini, salgono Casella e Montuori, batte il capitano. Palla dentro, raso terra, ancora Montuori, deviazione, occhio a Biancardi, palla sul fondo, Gigi Esposito, ancora non in the box, colpisce la rete superiore al campo e allora rimessa laterale per la Selezione. Alfano per Marino, mette giù il pallone, Marino cambia, non trova però nessun compagno. Rimessa laterale per gli imbianchini, Mignone, Ciro Montuori non riesce ad arrivare, allora la rimessa ora per la Selezione, cala il ritmo di questa partita, Mignone, passa Mignone, chiuso da Montuori, poi Bocchetti, passa in mezzo a due, Bocchetti, finta, passaggio per Mignone, ancora Bocchetti, si gira, non sa che fare, serve Marino, Marino prova il tunnel, chiude le gambe Mignone, poi Alfano, prova, destro da lì, deviazione di Nariello, calcio d'angolo. Dalla bandierina batte il colpo di testa di Nariello, ottima la chiusura. Poi Montuori ci prova, non poteva fare altrimenti. Gianmarco Esposito batte il fondo.
Palla rinviata, corta, Mignone, aggancia, chiude le gambe Casella, colpo di testa di Bocchetti, ancora Casella, di testa, palla Gigi Esposito, che prova direttamente in porta, palla che rimbalza, Bocchetti, arriva Mignone, servito Montori, chiude Alfano, batte, colpo di testa di Montori, attenzione, s'accoccia, s'accoccia, il capitano dei bianchini recupera, Alfano, finta, s'accoccia, prova a partire, chiude Ciro Montori e conquista anche una rimessa laterale, se ne incarica Francesco Montori, Nariello, scusate Casella, poi sbaglia Francesco Montori che poi cambia tutto verso Mignone, buona l'apertura, Mignone cerca il passaggio, Biancardi gli soffia il pallone, ancora Biancardi, cerca Marino, chiude e poi va giù, messa laterale per i bianchini, batte, lunga, colpisce Bocchetti, poi Mignone, Nariello, grandissimo rinvio, Casella cambia tutto per Montori, ancora per Casella, pareggio, da 3-0 a 3-3, spettacolo, Casella, incredibile, 3-3, ed è 3-3 all'Avion, pazzesco, Alfano, prova, deviazione, rete, Alfano, zittisce tutti, 4-3, che gol, deviata dalla barriera, Gigi Esposito, non è riuscita a respingerla, sembrava fatta l'impresa degli imbianchini, Alfano zittisce tutti con un bolide dei suoi, 4-3, ci prova Montuori, destro, barriera, poi Mignone, riesce a recuperare il pallone Biancardi, occhio a Biancardi, riesce a saltare, anzi no, Mignone, vediamo, finta, poi Nariello, calcio d'angolo, Biancardi, si fa vedere Bocchetti, palla per lui, anzi Marino, poi Alfano col sinistro, non è il suo piede, palla sul fondo, Gigi Esposito, lunga, Casella, devia il pallone, poi Alfano, vede Marino, lo ignora, serve Bocchetti all'indietro, Bocchetti prova a lanciarsi, palla a Mignone, prova col destro, di precisione, Francesco Montori respinge in fallo laterale, Biancardi per Saccoccia, mette giù il pallone, Saccoccia prova a passare, ancora Saccoccia riesce in qualche modo, poi Alfano prova, palla che rimane lì, Marino si divora il 4, anzi si divora il 5-3, Marino pazzesco, che errore qui di Marino, poteva chiudere la partita, Gigi Esposito batte il fondo, corto, Mignone in fallo laterale, batte Mignone dentro, colpo di testa di Bocchetti, ancora Mignone per Montuori, si gira Alfano in chiusura, non fa passare una mosca Alfano nei suoi territori, ancora Montuori, rimessa lunga, ancora Alfano, Nariello ultimo uomo, rinvia, cerca proprio Montuori, qui poteva anche stoppare di petto, ha provato questo colpo di testa, palla che termina sul fondo, Bocchetti lunga, Nariello, gran partita la sua, difensore centrale questo Nariello, si è impegnato veramente molto, non è facile giocare contro Biancardi e Marino, Saccoccia dentro, palla Gigi Esposito, va lunga Gigi Esposito, Bocchetti con il piatto, ancora rimessa laterale, Francesco Montuori per Ciro Montuori, non trova nessuno, poi Mignone per Ciro Montuori, svirgola Bocchetti, rimessa laterale per gli imbianchini che salgono in avanti, sale Casella, 2 minuti più recupero dice l'arbitro, Montuori il capitano, batte la rimessa, lunga, colpo di testa di Saccoccia, poi Marino mette fuori, occhio a Biancardi, è velocissimo ma non riesce ad arrivare sul pallone, Ciro Montuori, palla dentro, colpo di testa di Casella, attenzione non ci arriva l'altro Ciro Montuori, poi Marino,
mette giù il pallone, cerca Alfano, riesce a riconquistare il pallone Alfano, Alfano verso Biancardi, ancora Biancardi, in mezzo a due, riesce a chiudere Francesco Montori e sarà calcio d'angolo. Biancardi, palla dentro per Bocchetti, palla che rimane lì, calcio di punizione, tocco di mano di Bocchetti. Gigi Esposito, dentro, Casella, palla che rimane lì, ancora Casella, all'indietro per Montori, Nariello ultimo uomo, prova, Bocchetti devia e Gianmarco Esposito la tiene in campo. Gianmarco Esposito prova direttamente in porta, attenzione, errore di Gigi Esposito che stava facendo una gaffa clamorosa. Calcio d'angolo. Pamarino, palla dentro, tacco di Bocchetti, provato un gesto tecnico molto difficile. 3 minuti di recupero, ultimi 3, Gigi Esposito chiama tutti in avanti, palla rinviata, colpo di testa di Biancardi, rimessa laterale per gli imbianchini. Francesco Montori alla battuta, palla dentro, sbagliata però. Allora, al parecchio, al tiro di Mignone, blocca il portiere della Selecao, mette giù, rinvia, Gigi Esposito con la mano, mette giù, allarga per Montori, Alfano su di lui, Alfano gli ruba il tempo, Alfano, Alfano, arma il destro, Alfano, eccolo, miracolo di Gigi Esposito, se gli imbianchini sono sotto solo di uno è merito suo. Palla dentro e Marino tira fuori. Gigi Esposito cerca Casella, non arriva. Gerardo Alfano, palla lunga, occhio alle deviazioni. Esposito in qualche modo. Palla rinviata, colpo di testa di Bocchetti. Poi Marino all'indietro. Sbaglia Nariello qui, primo errore della partita. Ciro Montori rinvia, Marino. Alfano al volo, Gigi Esposito la tiene, prova a rinviare, Casella, arma il destro, fuori, che occasione, sarebbe stato il gol favoloso di Casella. Bocchetti temporeggia, rinvia, Biancardi prova a metterla giù, poi Nariello, palla a Gigi Esposito, cerca ancora in avanti Ciro Montori, Alfano di tacco, palla a Mignone che prova la conclusione, fuori, solo un minuto, l'ultimo. Gigi Esposito, all in the box, palla dentro, Alfano sale in cielo, colpo di testa, Nariello, Nariello va giù, tutto regolare, Saccoccia, si lancia Saccoccia, attenzione Saccoccia, palla per Mignone e chiude la partita. La Selecao con Mignone, ma che grandissima azione personale di Miguelito Saccoccia che spacca in due le squadre e si lancia in avanti. 5-3 per la Selecao. Va Montori, il capitano, la battuta, palla respinta, Alfano prova, è finita. I campioni della regular season sono la Selecao, che si aggiudica questo titolo, e quindi la prima in classifica dunque saranno loro, si aspetteranno ora solo i playoff per la coppa finale. Vai! Signore e signori, siamo qui alla prima azione per la Selecao che è campione della regular season, vince così il primo posto. Quante sei salvato mai che ha detto Bocchetti. Mario Bocchetti, capitano, un applauso alla Selecao! Siamo qui con il capitano Dario Bocchetti, vincitore quindi della Coppa, la Selecao, parlaci un po' di questa partita, questa magica finale. Sì, ci eravamo preparati molto bene a questa partita, soprattutto psicologicamente, che comunque è una partita difficile da affrontare con avversari alla nostra altezza, possiamo dire, che comunque durante la regola season ci hanno dato fastidio. Meno male abbiamo vinto, penso che questa finale comunque ce la siamo meritata e volevo ringraziare. A chi dedichi questo trofeo? A
Comunque diciamo ci ha dato una grossa mano. Questo è solo il primo titolo. Siete convinti di potervi aggiudicare il titolo finale? Playoff! Dalla svolta nella Liga è tutto.